Buongiorno a tutti e bentornati alla rubrica Discover Messina si racconta. Oggi sarò nuovamente io a tenervi compagnia, ho deciso di farlo parlandovi dei siti UNESCO della Sicilia. Prima di continuare però ricordatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare anche la campanella per non perdere tutti gli aggiornamenti. Iniziamo! Oggi parliamo di siti UNESCO in Sicilia. Tutti sappiamo che l'UNESCO ha una lista dei beni patrimonio mondiale dell'umanità e i siciliani sapranno sicuramente che molti dei siti storicamente importanti per la Sicilia, ma anche siti naturali come l'Etna o le Isole Eolie, sono iscritti in questa lista, quindi sono presenti e hanno ottenuto questo riconoscimento importante da parte dell'UNESCO. Quello che molte meno persone sanno purtroppo è che ci sono anche altre liste che l'UNESCO ha creato, altrettanto importanti, nettamente meno conosciute, come ad esempio quella dei geoparchi e quella delle riserve di biosfera. Prima di continuare però a parlare di queste altre liste, vorrei brevemente, molto brevemente, introdurvi come opera l'UNESCO e soprattutto perché. L'UNESCO nasce nel 1945 dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Però perché nasce l'UNESCO? L'UNESCO nasce con lo scopo principale di contribuire e promuovere la cooperazione tra diversi popoli del mondo, popoli che fino a quel momento si erano fatti la guerra e si erano distrutti l'un l'altro, attraverso la libera circolazione delle idee, dell'educazione e della scienza. Questo principio è sintetizzato in una frase molto bella del preambolo della Costituzione dell'UNESCO del 1945, che scrive: poiché la guerra inizia nella mente degli uomini, è nella mente degli uomini che devono essere costruite le difese della pace. Che cosa significa questo? L'UNESCO pensa che se due popoli, che fino a quel momento non si erano capiti, di culture diverse, che non comunicano, che si fanno la guerra perché non si capiscono e non si conoscono, se questi due popoli, che ovviamente sono tutti popoli, iniziano a comunicare tra di loro, a scambiarsi idee, a scambiarsi concetti, a scambiarsi opinioni, a rispettarsi vicendevolmente, iniziano a conoscersi, si comprendono e finalmente la smettono di farsi la guerra. Questo purtroppo rimane un concetto utopico perché vediamo tutti come le cose vanno in realtà nel mondo, però l'idea di fondo è quella appunto della cooperazione internazionale. Ma tutto questo vi starete chiedendo che cosa c'entra con la lista dei beni patrimonio mondiale. Vediamolo insieme. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il bilancio dei danni è devastante non solo in termini di vite umane, infatti venivano bombardate e distrutte anche intere città. Venivano colpiti centri storici e colpendoli si colpiva il cuore dell'identità di un popolo, il punto forte ma anche il punto debole, quello in cui risiede il passato e la memoria di una società, distruggendo quindi opere artistiche, edifici storici, chiese e monumenti di grande pregio. Così finalmente dopo la Seconda Guerra Mondiale si viene a delineare la consapevolezza che la perdita e il danneggiamento del patrimonio di una cultura, anche di una sola cultura, rappresenta una perdita non soltanto per la cultura che la subisce, ma per tutto il mondo. Quindi è responsabilità di tutti proteggere il patrimonio di tutti. Quindi non solo il nostro patrimonio, è che anzi il nostro patrimonio non esiste, non esiste un patrimonio nostro e il patrimonio di un'altra cultura, esiste un unico patrimonio che è quello dell'umanità. Quindi questo è quello che sta alla base della lista dei beni patrimonio mondiale dell'umanità, appunto. Il principio è quello che nel presente dobbiamo proteggere il nostro passato per il futuro, cioè per tutte quelle persone, per tutte le generazioni future che non sono ancora nate, non possono ancora esercitare il loro diritto sul patrimonio, non possono ancora proteggerlo e quindi dobbiamo farlo noi per loro affinché chi nel futuro vorrà andare a visitare la Villa Romana del Casale la trovi ancora integra con tutti i suoi bei mosaici al loro posto e che chi invece vuole andare a visitare fare un'escursione in una foresta primaria riesca ancora a trovare in futuro tutti gli alberelli ancora attaccati al suolo al loro posto. Quello che l'UNESCO riconosce dei siti che iscrive in lista
è il valore universale eccezionale, cioè un valore che è riconosciuto non soltanto dall'UNESCO, ma da tutta la comunità internazionale. Se prendiamo ad esempio la Villa Romana del Casale, tutti sappiamo che è iscritta alla lista dei beni patrimonio mondiale dell'umanità, ma forse non sappiamo perché è iscritta. Ci potrebbero venire in mente i suoi bellissimi mosaici, però diciamo che l'UNESCO non iscrive beni soltanto per la bellezza estetica. I mosaici di Piazza Armerina sono molto belli, ma sono anche molto importanti per due caratteristiche principali. La prima caratteristica è che l'UNESCO li ha giudicati come il più prestigioso esempio, il più ricco esempio di mosaici di epoca romana che sono ancora presenti all'interno del contesto per il quale sono stati realizzati, cioè sono ancora all'interno della villa romana, non sono stati estratti e portati in esposizione in un museo. Possiamo ancora vederli all'interno della struttura originaria. Seconda caratteristica importante è l'estensione di questi musei, di questi mosaici, cioè si estendono su quasi la totalità della superficie della villa, che è di circa 3.500 metri quadrati, in quasi tutte le stanze, quindi sono visibili questi bellissimi mosaici. Altro elemento per il quale la Villa Romana è stata iscritta è il fatto che l'UNESCO ha giudicato la Villa Romana come l'esempio supremo addirittura di villa romana lussuosa che è stata costruita all'interno delle campagne siciliane, quindi nell'entroterra siculo, ai tempi dell'Impero Romano, quando la Sicilia, l'entroterra, il cuore della Sicilia, era il granaio dell'Impero Romano e quindi che succedeva? Che i patrizi si trasferivano nell'entroterra siciliano per controllare più da vicino i loro latifondi. Per questa ragione, appunto, costruivano queste ville maestose che, diciamo, la Villa Romana del Casale rappresenta uno di questi esempi, il supremo esempio che ci restituisce, appunto, una parte molto importante della società, del tempo, un aspetto molto importante di quella società. La Villa Romana del Casale, però, rientra in un altro sito UNESCO molto, molto più ampio, più esteso, che però non tutti conoscono nella loro interezza. Come vi dicevo all'inizio del video, l'UNESCO non crea soltanto la lista dei beni patrimonio mondiale dell'umanità, ma vi sono anche altre liste altrettanto significative, come ad esempio la lista dei beni immateriali o le riserve di biosfera e i geoparchi. Per quanto riguarda la lista dei beni immateriali, la Sicilia ha tanti elementi iscritti, come ad esempio la via d'alberello di Pantelleria, la transumanza degli Armenti che ancora in certi punti della Sicilia avviene, soprattutto nell'entroterra, attraverso le trazzere e anche l'opera dei pupi siciliani. Per quanto riguarda le altre liste, invece, per la Sicilia è più importante quella dei geoparchi, perché in Sicilia abbiamo ben due geoparchi. Uno è il geoparco delle Madonie, che si trova nel Palermitano, e l'altro è il geoparco Rocca di Cerere, che si trova in provincia di Enna. La città di Enna si trova nell'entroterra siculo, in quello che un tempo era il cuore del granaio dell'Impero Romano, e il geoparco Rocca di Cerere prende il nome proprio dalla Rocca di Cerere di Enna, cioè questo grande sperone roccioso che si trova nel punto più alto della città, da dove si vede un bellissimo panorama su tutta la Sicilia interna, e dove un tempo sorgeva il maestoso tempio dedicato a Cerere, cioè la dea dell'agricoltura. I geoparchi sono diversi dalla lista dei beni patrimonio mondiale dell'umanità perché proteggono un patrimonio che è geologico, come dice il nome stesso, e si pongono, hanno lo scopo di porsi come intermediari tra il mondo scientifico e noi comuni mortali. Perché? Perché il mondo scientifico è custode di valori molto importanti, molto diciamo rilevanti appunto dal punto di vista scientifico, ma non sono spesso comprensibili a tutti. Il ruolo dei geoparchi è proprio quello di rendere comprensibili e accessibili a tutti, al pubblico, al grande pubblico, quello che è il valore scientifico di un luogo. Il geoparco della Rocca di Cerere copre un territorio di circa 9 comuni e all'interno di questo geoparco i geositi censiti sono veramente tantissimi. Alcuni di questi sono utilizzati dagli scienziati e dagli studiosi che si recano sul campo per fare le loro ricerche, altri invece sono utilizzati dagli studenti e dalle scolaresche che approfittano per fare una lezione di scienza all'aria aperta. Tuttavia ci sono anche molte aree di punti di interesse culturale e naturalistico adatte ideali per escursioni di vario tipo.
Per oggi siamo giunti alla conclusione, spero che questo video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato interessante. Se volete, nei prossimi video potremmo continuare ad approfondire l'argomento dei geoparchi siciliani o anche di altri elementi della lista. Se l'idea vi piace, fatecelo sapere con un like, mentre se avete altre proposte, altri suggerimenti, altri argomenti che vi piacerebbe trattare, scrivetecelo in un commento. Grazie per l'attenzione, condividete il vostro video con i vostri amici e iscrivetevi al nostro canale. Ciao, alla prossima!